Odissea, Ultimo Ulisse, che lettura avremo? Quale sarà la lettura da dare in quest'opera che è una rielaborazione, che porta il nome alla regia, alla coreografia di Giuliano Peparini? Ma sicuramente una lettura di movimento, di spostamenti sempre in un unico spazio, che è questo aeroporto, questo Wicklow, questo luogo dove questi 100 viaggiatori restano bloccati per una notte. Un incontro non voluto di persone che, malgrado la loro decisione, devono passare una notte tutti assieme e quindi con tutto quello che poi può crearsi quando si sta in un luogo assieme, si creano conoscenze, si creano passioni, emozioni, si scambiano, quindi assolutamente il movimento in uno spazio fermo, invece che non si muove. Lei ha più volte detto che ha pensato ai giovani nel momento in cui ha deciso di mettere in scena al Teatro Greco di Siracusa, l'Odissea. Assolutamente, io ho sempre avuto in tutto quello che faccio, questo interesse a coinvolgere i giovani, proprio perché alla mia epoca non sono stato abbastanza coinvolto e penso che il teatro sia uno strumento importantissimo per coinvolgersi, come lo è stato tanto la televisione. Io da parte mia ho contribuito, spero di aver contribuito a portare in televisione anche un modo diverso di fare spettacolo e oggi il grande challenge è anche di riuscire piano piano a portarlo nei classici. Quindi per me è un sogno enorme poterlo fare, è una responsabilità grandissima. Però i challenge ci fanno crescere, quindi sono felice di poter portare in scena questo grande challenge. È un tema del viaggio che prevede anche il ritorno, lei ha detto però un viaggio perenne. Ma il viaggio sì, il ritorno c'è più volte, lo sappiamo per Ulisse, però c'è questo bisogno di scoprire che poi all'essere umano, che forse lo allontana anche a lui dall'essere Dio, dall'essere eroe, diciamo. Quindi il fatto di non riuscire poi a star dentro casa deve ripartire, deve andare a scoprire altre cose per poi riportarle. Il voler partire, conoscere, tornare a casa e condividerlo poi con la famiglia, con suo figlio, quello che dovrebbe fare qualsiasi padre.